Quinto mito, la democrazia conduce alla prosperità. Godendo in molti paesi democratici di un elevato livello di benessere, la gente è portata a pensare che la democrazia sia un sistema indispensabile per raggiungere la prosperità economica. In realtà è vero il contrario, la democrazia non crea benessere ma lo distrugge. Le società occidentali dei paesi democratici sono ricche, ma diversi paesi africani e sudamericani, pur essendo democratici, non sono ricchi. Al contrario, esistono paesi non democratici come Singapore, Hong Kong e i paesi del Golfo Persico che hanno una elevata prosperità economica. Quindi le società dei paesi occidentali sono prospere non grazie al sistema democratico, ma piuttosto malgrado il sistema democratico. La loro ricchezza è dovuta ad alcuni sani principi liberali, che nel tempo ha favorito l'accumulo dei beni capitali. I governi democratici finora non sono riusciti ancora ad assumere il pieno controllo dell'economia, ma comunque minacciano e indeboliscono continuamente il sistema liberale. Infatti, per esempio, il settore privato viene colpito continuamente da nuovi attacchi normativi. La democrazia rischia di distruggere il benessere accumulato dall'Occidente nel corso degli ultimi secoli. La prosperità si crea dove i diritti individuali sono protetti e garantiti, i diritti di proprietà in particolare. Il benessere si sviluppa dove i cittadini vengono lasciate maggiori possibilità di trattenere i frutti del proprio lavoro. Così in tale contesto le persone sono motivate a lavorare sodo, assumersi rischi e impiegare in modo efficiente le risorse disponibili. Quando invece i cittadini sono costretti a cedere allo Stato tutti o gran parte dei frutti del proprio lavoro, cioè sotto una democrazia abbiamo visto le tasse tra il 50 e il 70% del reddito, allora i cittadini sono fortemente scoraggiati e disincentivati. Oltretutto lo Stato utilizza in modo inefficiente, come abbiamo visto, le risorse sottratte al settore privato. Un esempio ci spiega come avviene lo sperpero di risorse in democrazia. Immaginiamo un gruppo di 10 persone che esce a cena e stabiliscono che il conto sarà diviso in parti uguali. Ciascuno è incentivato a ordinare portate costose. E il conto finale sarà più elevato rispetto al caso in cui ciascuno dovesse pagare per conto suo quello che consuma. Dunque non c'è un incentivo all'autocontrollo. Questa si chiama anche tragedia dei beni comuni. In democrazia i cittadini sono incentivati a trarre dal sistema vantaggi e benefici per se stessi a spese degli altri, a scaricare i costi sulle spalle altrui. Per questo esprimono preferenza per quei partiti politici che esaudiscono i loro desideri lasciando il conto da pagare agli altri. Quindi educazione gratuita, maggiori sussidi, previdenza sociale e così via. I politici controllano i beni pubblici e quindi anche i soldi che prendono con le tasse, tuttavia non ne sono proprietari, quindi non hanno incentivi a utilizzarli con parsimonia. Al contrario, sono incentivati a spendere quanto più possibile per soddisfare le richieste degli elettori e prendersi il merito di aver esaudito i loro desideri. Il conto da pagare in futuro sarà lasciato ai politici che subentreranno. Nel breve periodo intanto accontentano i sostenitori, piuttosto che cercare di ottenere benefici di lungo periodo. Quindi in democrazia inefficienze e sprechi su larga scala sono inevitabili, fanno parte di una perversa dinamica. Inoltre i politici sono anche stimolati a trattenere quanto più possibile per se stessi, accaparrare le risorse altrui, almeno finché sono in carica con il mandato elettorale. Tutto questo è disastroso per l'economia del paese. Le folli spese sostenute dai governi democratici hanno causato gli enormi debiti pubblici, al punto che negli Stati Uniti il debito pubblico è arrivato a oltre $50.000 a persona. In Italia siamo a 35.000 euro a testa. Tutti questi debiti, presto o tardi, devono essere rimborsati dai contribuenti che già devono sostenere spese significative per pagare gli interessi sul debito. Questi interessi sono un ulteriore spreco di denaro per il contribuente e sono la conseguenza di precedenti sprechi di denaro che ha fatto accumulare tutto quel debito. Inoltre il sistema politico ha anche ottenuto il controllo del sistema finanziario, cioè del denaro. Tramite le banche centrali i governi stabiliscono che cos'è la moneta a corso regale, imposta per legge, quanta se ne deve creare e iniettare nell'economia e a che livello fissare i tassi di interesse. Alcuni decenni fa i governi hanno anche reciso il legame storico tra la carta moneta e l'oro, cosicché l'intero sistema finanziario, i risparmi, i fondi pensione, tutto il denaro
è una moneta a corso forzoso emessa indirettamente dallo Stato attraverso le banche centrali. Per i governanti questo vuol dire disporre di una fonte inesauribile di denaro. Con questo denaro i politici democratici pompano l'economia, riempiono le loro tasche e aumentano il consenso tra gli elettori. Ricorrono alla banca centrale per la creazione di moneta e anche sul sistema bancario delle banche private o commerciali, che beneficiano di un privilegio speciale che è quello di prestare più soldi di quelli depositati dai clienti. È il meccanismo della riserva frazionaria, un espediente ingannevole con il quale vengono iniettate nell'economia una quantità ancora maggiore di moneta elettronica o cartacea creata dal nulla. Questo aumento dell'offerta monetaria fa diminuire il potere d'acquisto della moneta, che infatti è diminuito costantemente, per esempio il dollaro da un secolo fa, quando fu fondata la Federal Reserve, ha perso il 95% del suo potere d'acquisto. Per noi consumatori questo vuol dire un costante e inesorabile aumento nei prezzi di merci e servizi. Al contrario, in un mercato veramente libero i prezzi mostrerebbero una stabile tendenza a diminuire, perché questo sarebbe l'effetto spontaneo causato dalla concorrenza e dall'aumento di produttività. Al contrario, nel sistema attuale gestito e manipolato dai governi, i prezzi salgono come risultato di un'offerta monetaria che viene artificialmente e costantemente gonfiata. Chi trae vantaggio da questo processo? I grossi debitori come il governo, invece chi ne soffre? I risparmiatori e tutti coloro che hanno il reddito fisso. Poi il nuovo denaro iniettato nell'economia, creato dal nulla, alimenta un'espansione artificiale, cioè le famose bolle, che si gonfiano grazie al credito facile e abbondante reso disponibile sui mercati finanziari. Però la festa non può durare all'infinito, il processo espansivo infatti a un certo punto si arresta, la bolla scoppia, inizia inevitabilmente il periodo recessivo. E come rispondono le autorità monetarie alla depressione? Creano ancora più denaro artificiale e lo iniettano nell'economia, quindi persistono nell'errore, aggravano le cose e mentono accusando della crisi il libero mercato o gli speculatori. I politici, continuando nel loro unico desiderio che è quello di essere rieletti, si ripresenteranno alle elezioni colmi di promesse per soddisfare le aspettative dell'elettore. Il ricorso alla stampante monetaria all'inizio dà un sollievo all'economia, ma di breve durata. I danni più evidenti in realtà si accumulano ed emergeranno soltanto nel lungo termine. Oggi siamo arrivati a un punto che non è possibile gonfiare nuove bolle per trainare l'economia mondiale senza stroncare l'intero sistema finanziario ed economico. Creando ancora denaro dal nulla, le autorità monetarie rischiano di scatenare una iperinflazione. Però allo stesso tempo non osano sospendere gli stimoli artificiali alla crescita per non far piombare l'economia in una grave recessione. Dunque la democrazia non è affatto fonte di prosperità, ma è la causa dell'aumento di prezzi e delle recessioni economiche, dell'incertezza e dell'instabilità. Una soluzione sarebbe quella di ripristinare il pieno rispetto della proprietà privata, perché i privati, i proprietari privati sanno utilizzare nel modo migliore le risorse disponibili, evitando gli sprechi e l'incontrollabilità delle spese dei governi democratici. Ripristinare il rispetto della proprietà privata significa anche che i produttori dovrebbero poter trattenere per intero la proprietà sui frutti del proprio lavoro. Questo significa meno tasse o addirittura niente tasse. Infine, il sistema finanziario deve essere riformato e sottratto al controllo dei politici. Il sistema monetario, come ogni altra attività economica, deve essere sottoposto alla genuina concorrenza del libero mercato, sia la produzione di moneta che la scelta del mezzo monetario, cioè di quale moneta utilizzare. Queste devono tornare a essere libere scelte, libere attività economiche lasciate all'iniziativa privata e individuale. Si eviterebbe quindi il ciclo economico di bolle e recessioni che sono causate dalla manipolazione governativa sul sistema finanziario. In passato il sistema monetario era davvero prodotto e gestito privatamente in un contesto di libero mercato, prima che i governi e gli stati democratici assumessero il controllo della moneta e dei sistemi finanziari. In un sistema monetario sano di libero mercato si genererebbero benessere e ricchezza, perché il vero motore dell'economia sono gli individui dotati di spirito imprenditoriale che producono merci, beni, servizi e li scambiano liberamente nel mercato.